L'ospedale Vito Fazzi di Lecce è un hub ad alto flusso per la chirurgia oncologica ad alta complessità, oltre che per la chirurgia d'urgenza. È un punto di riferimento per gli interventi chirurgici ad alta complessità per un bacino di utenza che comprende i 96 comuni della provincia di Lecce e non solo. È un centro di riferimento del Sud Italia per la patologia epatobiliopancreatica oncologica. Inoltre, il nostro è un centro di eccellenza per la chirurgia mini-invasiva ed avanzata. Infatti, eseguiamo interventi con tecnica laparoscopica 3D e con visori ottici per il verde e l'indocianina, che sono delle tecnologie all'avanguardia che consentono di ottenere una grande precisione e accuratezza durante l'atto chirurgico. Dal febbraio 2019 abbiamo istituito un percorso multidisciplinare per la chirurgia dell'obesità, mediante istituzione di un PDTA aziendale e da quest'anno 2021 abbiamo avuto l'onore di essere annoverati tra i centri affiliati SICOB. Qui all'ospedale Vito Fazzi di Lecce si effettuano le principali procedure di chirurgia bariatrica, tra cui soprattutto la slip gastrectomy, ma anche il bypass gastrico, il mini bypass gastrico, ed eseguiamo anche la chirurgia di revisione per quei pazienti che hanno subito pregressi interventi di chirurgia bariatrica e che hanno bisogno di effettuare il reintervento. Tutti gli interventi vengono eseguiti con tecnica mini-invasiva, laparoscopica 3D. L'accesso al percorso multidisciplinare prevede una visita preliminare con il chirurgo bariatrico che inquadra il paziente e ne definisce l'eventuale indicazione chirurgica e il grado di gravità dello stato di obesità. Per accedere al percorso è sufficiente inviare una ricetta per prima visita di chirurgia bariatrica via email o via fax, specificando il proprio numero di telefono per poter essere poi ricontattati. In alternativa, la prenotazione può essere effettuata anche per via telefonica. Successivamente il paziente verrà sottoposto a diversi esami e visite specialistiche da parte del team multidisciplinare che sono volte a studiare il paziente a 360 gradi e a decretarne l'idoneità per l'intervento chirurgico. Ogni singolo caso viene discusso nell'ambito di riunioni multidisciplinari in modo da portare il paziente all'intervento nelle migliori condizioni possibili e in modo da ritagliare il miglior percorso terapeutico su ogni singolo paziente. Poi il paziente, come da linea guida SICOB, viene seguito per un periodo postoperatorio con controlli cadenzati a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e poi annuali per un periodo che dura potenzialmente a vita. Probabilmente in conseguenza dello stigma sociale che l'accompagna, l'obesità da molti è considerato un problema di ordine estetico, causato da comportamenti individuali scorretti. L'obesità è invece un vero e proprio problema di salute, che oltre al correlato esistenziale e relazionale molto gravoso per chi ne è affetto, si caratterizza per l'aumentata incidenza di numerose patologie, con cui condivide alcuni aspetti fisiopatologici di base, come il diabete mellito, l'ipertensione, le patologie cardiovascolari. Il sovrappeso e l'obesità, inoltre, possono essere manifestazioni di altri stati morbosi endocrino-metabolici, che possono essere trattati come l'ipotiroidismo e la sindrome di Cushing. Un'attenta valutazione endocrino-metabolica è quindi fondamentale per tutti i pazienti che vanno incontro alla chirurgia dell'obesità. Il mio compito è proprio quello di individuare e trattare le complicanze endocrino-metaboliche correlate all'obesità e quelle patologie internistiche ed endocrinologiche che possono complicare o addirittura controindicare l'intervento, nonché di accompagnare il paziente lungo tutto il percorso diagnostico e terapeutico. Quello che dico sempre ai nostri pazienti è che non è solamente l'intervento chirurgico che fa dimagrire, ma l'intero percorso nel suo complesso, attraverso il quale affrontano tutte le problematiche connesse alla loro obesità. Il percorso del paziente candidato a chirurgia bariatrica può essere paragonato all'allenamento di un atleta che si prepara ad una gara importante. Il programma di allenamento prevede l'ottimizzazione del suo stato psicofisico e l'individuazione dei suoi punti critici per migliorare la performance generale e le chance di perfetta riuscita del gesto chirurgico. Il paziente obeso rappresenta una sfida per l'anestesista. Non si tratta di occuparsi di un adulto di grandi dimensioni,
ad una specifica categoria di pazienti caratterizzati da modificazioni anatomiche, fisiopatologiche e farmacologiche che ci impongono un training specifico volto alla prevenzione delle complicanze perioperatorie. Sarà quindi fondamentale l'inquadramento cardiovascolare, respiratorio, metabolico e della stratificazione del rischio tromboembolico. Ed è altrettanto fondamentale, come per una maratona, è la costanza del paziente nel attenersi alle raccomandazioni degli specialisti per arrivare in forma alla partenza. L'anestesista, in base a queste informazioni, stabilisce il rischio operatorio e di conseguenza pianifica il digiuno preoperatorio, l'anestesia, le manovre dedicate alla gestione delle vie aeree e della ventilazione, il monitoraggio del circolo e il decorso postoperatorio, prevedendo, quando necessario, un monitoraggio più stretto in terapia intensiva. E infine, l'adozione del protocollo di analgesia più adeguato. La valutazione psichiatrica e la somministrazione di scale di valutazione e test psicodiagnostici vengono effettuati dalla psichiatra e dalla psicologa dell'equipe di chirurgia bariatrica. Si procede con un'anamnesi psicopatologica, ovvero con la storia del peso e dei tentativi di perdita di peso, con la valutazione dei comportamenti disfunzionali, dipendenze da droghe, fumo e alcol, con una valutazione dei disturbi del comportamento alimentare e dei comportamenti alimentari disfunzionali e la rilevazione di eventuale terapia farmacologica o psicoterapica in atto. E, si individuano gli eventuali deficit cognitivi, la valutazione del livello di consapevolezza del problema obesità visto come malattia cronica e del rischio associato ad esso. Si procede con la valutazione della disponibilità al cambiamento dello stile di vita, delle motivazioni e delle aspettative correlate all'intervento chirurgico e alla perdita di peso, con l'individuazione delle capacità di adesione al trattamento medico e chirurgico, tenendo conto di quelle che possono essere le risorse personali del soggetto, con particolare attenzione anche al supporto familiare e alla valutazione delle condizioni socio-economiche e culturali. Il medico psichiatra provvede ad eseguire una diagnosi psichiatrica attuale pregressa secondo i criteri del DSM-5 e vengono sottolineate altresì le comorbidità mediche, la presenza di una familiarità psichiatrica e metabolica, le terapie farmacologiche eventualmente assunte, il tipo di terapie, la dose, la durata del trattamento e viene formulata una sorta di storia del peso del soggetto. Si individua l'età di esordio dell'obesità, se dell'infanzia, nell'adolescenza o in età adulta, e il tipo di dieta con o senza farmaci effettuate, il massimo peso perso e anche se ci sono stati interventi pregressi di chirurgia bariatrica. La diagnosi psichiatrica viene supportata dall'intervista clinica semistrutturata e dalle scale di valutazioni e dai test psicodiagnostici effettuati dalla psicologa. Nel gruppo multidisciplinare di chirurgia bariatrica il nostro ruolo fondamentale è di trasmettere il messaggio che è l'inizio questo percorso, il punto di partenza e non un traguardo per un effettivo e duraturo cambio del proprio stile di vita. Seguiamo i nostri pazienti a 360 gradi dalla valutazione iniziale dello stato nutrizionale, del bilancio energetico, alla totale riabilitazione alimentare. Nella fase preparatoria il paziente viene seguito con un programma dietetico personalizzato, preparandolo all'intervento, correggendo eventuali disfunzioni metaboliche, le errate abitudini alimentari. Il programma è inoltre finalizzato al calo del peso corporeo, soprattutto nelle obesità più severe. Nel postoperatorio il paziente riceve uno schema dietetico per la rialimentazione e verrà seguito nei vari follow-up in una serie di step progressivamente crescenti riguardo la consistenza, le quantità e le kilocalorie,
al fine di ridurre i sintomi quali il vomito, la nausea, la stizzi e la dumping syndrome. In ultimo, il paziente seguirà una follow-up per il controllo del calo ponderale e dei follow-up a lungo termine, prevenendo e correggendo eventuali caresse nutrizionali, favorendo il mantenimento dello stato nutrizionale e della qualità e del suo stile di vita. Il paziente candidato a chirurgia bariatrica presenta tutta una serie di patologie spesso non note all'inizio del suo percorso terapeutico. Tra queste, la sindrome delle apnee ostruttive durante il sonno è un quadro caratterizzato da episodi di collasso delle vie aeree superiori che determinano eventi ostruttivi quali russamento ed apnea. Un fattore predisponente allo sviluppo dell'OSAS è sicuramente rappresentato dall'obesità. Le apnee ostruttive espongono chi ne soffre a importanti rischi e complicanze respiratorie e cardiovascolari, che vengono accentuati in caso di intervento chirurgico in anestesia generale, soprattutto nel post-operatorio. Nei pazienti affetti da OSAS l'incidenza di gravi complicanze è infatti stimata attorno al 15%. Circa l'80% della popolazione poi affetta da tale patologia ignora di esserlo, pertanto è fondamentale già al momento della visita preoperatoria identificare i pazienti a maggior rischio ed essere in grado di riconoscerne i segnali. Questo è possibile grazie ad una valutazione specialistica otorinolaringoiatrica che individuerà eventuali anomalie craniofacciali e la possibilità di una gestione difficile delle vie aeree in corso di anestesia generale. Successivamente, l'esecuzione di un monitoraggio cardiorespiratorio notturno permetterà di classificare il livello di gravità del disturbo respiratorio per poter mettere in atto tutte le misure precauzionali del caso. Tutto ciò sarà infatti fondamentale per scegliere la tecnica di intubazione del paziente, i farmaci anestetici da utilizzare e pianificare nel migliore dei modi il monitoraggio post-operatorio. L'incidenza di complicanze è infatti stimata, ma io questo non l'avevo detto prima. Seguiamo i nostri pazienti a 360 gradi, dalla valutazione iniziale dello stato delle... È sufficiente inviare una ricetta per prima visita di chirurgia bariatrica via mail o via fax, oppure... Nel post-operatorio il paziente riceve uno schema dietetico di follow up, no, ferma. Il processo al percorso multidisciplinare prevede una visita preliminare. Esponente allo sviluppo dell'OSAS è proprio rappresentato dall'obesità. Dobbiamo trovare un altro modo perché faccio un casino di.